tutti, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto, come state? Spero bene. Oggi ormai siamo a gennaio, non mi ricordo che giorno di gennaio è, però non importa. E sono qui perché molti mi avete chiesto sotto i vari commenti: ma tu come fai a fare l'università, i video su YouTube, danza, tutte queste cose, e a farle comunque bene? Quindi oggi volevo condividere con voi il mio metodo di studio e alcuni consigli per studiare velocemente e quindi avere tempo anche per fare altro, fra cui andare a danza. Diciamo che io sono sempre andata molto bene a scuola, però ho sempre fatto tante cose. C'era un periodo in cui facevo danza, insegnavo, facevo teatro, facevo canto, cioè davvero ho fatto un sacco di cose. Quindi oggi vi voglio dare dei consigli per andare benissimo a scuola, però anche andare benissimo a danza e riuscire insomma a fare tutto. Quindi iniziamo con il video. Il primo consiglio che vi voglio dare è quello di stare molto attenti in classe. Sembrerà una cosa stupida che vi dicono tutti, però effettivamente è vero, se tu stai attento in classe, a casa farai molta meno fatica. Il secondo consiglio che vi volevo dare è quello di segnarvi le domande alle interrogazioni, perché si sa che i professori fanno sempre le stesse domande, quindi poi se voi ve le segnate andrete a studiare specificatamente e maggiormente le cose che chiede, magari studierete ma meno approfonditamente quelle che non chiede spesso. Un'altra cosa che io utilizzavo spessissimo per ottimizzare il tempo è durante le interrogazioni degli altri, tu ti porti avanti, inizi già a studiare le cose magari della stessa materia, così non si vede che saranno da studiare per il giorno dopo, per la volta prossima. Per esempio, io durante le interrogazioni di latino facevo sempre la costruzione della versione che dovevo fare per la volta successiva, così a casa non dico che avevo già metà lavoro fatto, però comunque un quarto del lavoro era già stato fatto. Altra cosa è non adagiarsi sugli allori, nel senso iniziare a studiare da subito e costantemente, anche se per il giorno dopo non hai tanti compiti e magari finisci alle 4 di pomeriggio, però hai un'altra ora libera, anticipati i compiti, così il giorno dopo che magari hai da fare un sacco di materie, tu ti eri già anticipata un po' di compiti e quindi riesci a fare tutto. Io per esempio studiavo sempre, tutti i giorni, non avevo un giorno di pausa, giusto forse il sabato, anche magari quando il giorno dopo c'era assemblea, il giorno dell'assemblea mi anticipavo i compiti, non solo per il giorno dopo ma anche per i 2, 3, 4 giorni successivi, e quindi riuscivo sempre a fare tutto. Per quanto riguarda il mio metodo di studio vero e proprio, utilizzavo e utilizzo ancora un metodo che secondo me è molto efficace, anche se per alcuni può sembrare un pochino lungo. La prima cosa che faccio è leggere il libro e sottolineare le cose importanti, poi integrando libro e appunti faccio degli schemi. Ora vi faccio vedere, questo è un quaderno vecchio che sto però riprendendo per un esame che devo fare. Questa materia era diritto, quindi gli schemi erano molto scritti, però ci sono altre materie in cui gli schemi sono molto più a schema. Successivamente io il libro non lo tocco più, lo abbandono, potrebbero anche rubarmelo, e studio solo dagli schemi, perché tanto vi ho scritto tutte le cose essenziali. Magari un capitolo sono 20 pagine, uno schema mi viene di 8-10 pagine, quindi capite che è molto più veloce leggere una cosa di 8 pagine rispetto a una cosa di 20 pagine. L'ultima cosa che faccio è leggere a bassa voce per diverse volte lo schema e ripeterla ad alta voce in modo da aumentare la mia proprietà di linguaggio. E niente, spero che questi consigli vi siano utili, in questo modo io riuscivo tranquillamente ad andare a danza e sono anche andata bene a scuola. Spero che vi siano utili, nel caso lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella così sarete connessi con tutti i miei nuovi video che escono. Seguitemi su tutti i miei social, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione, che sono Instagram, Twitter e Musical.ly, e condividete il video se vi è stato utile. Noi ci vediamo lunedì prossimo, perché come vedete dal 2018 sto di nuovo ricominciando a fare video regolarmente. Vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!